Accogliere e ascoltare nuclei familiari e persone che si trovano in condizioni di disagio e criticità a causa di problemi legati a separazioni, divorzi o a difficoltà di natura sociale ed economica. E questa è la mission a cui è chiamata a rispondere il nuovo centro integrato per i servizi alla famiglia Domenico Ricci Conti, inaugurato nel cuore del centro storico di Atri, all'interno dell'omonimo stabile già sede dell'orfanotrofeo femminile cittadino, del quale ricorre il 70° anniversario dalla fondazione. Il progetto prevede anche l'attivazione di un terzo punto d'ascolto per persone in condizione di dipendenza che sarà gestito dall'associazione Il Sentiero, già operativa Silvi e Pineto. Obiettivo del centro, precisa il presidente della ASP 2 Roberto Prosperi, è l'integrazione istituzionale, gestionale e professionale di più figure che dovranno interagire sulla base di progetti condivisi. Il centro I servizi per la famiglia è un luogo bello, ampio, accogliente, destinato alle famiglie in difficoltà, alle famiglie monoparentali, alle famiglie in crisi, che qui possono trovare un punto di ascolto, di aiuto, di sostegno. Il centro per la famiglia è un centro integrato, vuol dire che noi perseguiamo l'integrazione attraverso la messa in comune di servizi e di professionalità da parte delle pubbliche istituzioni e del privato sociale. Nell'ambito di questi servizi che noi mettiamo in campo, l'accesso sarà attraverso un punto unico, come per agevolare appunto questo tipo di approccio. Il nostro metodo di lavoro si svilupperà con due fasi. La prima fase è quella della costruzione della rete, in cui noi quindi chiederemo a tutti i soggetti che si occupano di famiglia, siano essi istituzionali che del privato sociale, di entrare nel nostro gruppo, nella nostra rete e di integrarsi con i loro servizi e con le loro professionalità. A questo punto, costruita la rete, che è proprio l'oggetto del finanziamento ultimo della Fondazione Tercas, costituita questa rete inizia la parte vera e propria del cammino di questo centro per la famiglia. Seconda fase, che è fatta proprio dell'attivazione dei servizi, come ad esempio la mediazione familiare piuttosto che il servizio psicosociale per la famiglia. A questo punto noi inizieremo anche a lavorare con le singole progettualità. Il ruolo del centro per la famiglia sarà quello di ideare, realizzare e trovare le risorse per la realizzazione delle singole progettualità, e da ultimo annualmente il centro per la famiglia redige un documento, il piano territoriale per la famiglia, in cui analizza i bisogni per le famiglie del territorio e indica agli enti locali e più in generale alle istituzioni che si occupano di famiglia quali possono essere gli interventi per migliorare la condizione appunto delle famiglia del territorio. Qual è il territorio di riferimento di questa struttura? Il territorio di riferimento privilegiato è quello dell'ambito, il nuovo ambito sociale Cerrano-Valfino, quindi comprende i tre comuni più popolosi, Atri, Silvi, Pineto, e nel complesso 14 comuni fino appunto a quelli della Valfino. Le ASP, aziende per i servizi alla persona, nascono con la finalità di accorpare in un unico soggetto i servizi svolti dalle ex IPAB, sono senza fini di lucro e propongono servizi innovativi e sperimentali, come ad esempio la fattoria sociale Rurabilandia, inserita nell'ambito dell'azienda agraria della Fondazione Ricci Conti di Atri, che rappresenta la prima struttura rurale in Abruzzo che integra l'offerta didattica con un progetto di agricoltura sociale, in quanto gli operatori della struttura vengono affiancati in tutte le attività della fattoria, dalla coltivazione alla didattica, dall'allevamento al giardinaggio, dall'attività di ristorazione alla commercializzazione dei prodotti, dai ragazzi del centro diurno di inserimento sociale gestito dalla Fondazione. L'assessore al sociale della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, sottolinea l'importanza di progetti come quello della Fondazione Ricci Conti, che ben si inseriscono nel contesto del nuovo piano sociale, che prevede l'integrazione tra ambiti sociali e sanitari.
L'ASP Ricci Conti è sicuramente un fiore all'occhiello della nostra regione, della regione Abruzzo, ma anche delle comunità locali che fanno parte in qualche modo dell'assemblea dei portatori di interesse. È un ASP che è un fiore all'occhiello perché riesce a fare molti servizi, diciamo, per la comunità. Ricordo la fattoria Rurabilandia Ricci Conti, che è una fattoria sociale vera e propria che impiega i ragazzi disabili nella cucina e nella sala, nell'accoglienza, perché oltre ad essere fattoria è anche un ristorante, ottimo ristorante. Il centro integrato per la famiglia va a, come dire, ad ampliare l'offerta dei servizi per la comunità, servizi che sono assolutamente fondamentali. Sostenere la famiglia oggi significa sostenere le donne, sostenere i bambini, sostenere i disabili e anche gli anziani, quindi assolutamente rientra nella linea guida del nuovo piano sociale regionale. Vogliamo parlare appunto del nuovo piano sociale. Le nostre famiglie sono abbastanza provate in questo momento dalla crisi e dal momento storico. C'è difficoltà a mettere su figli, come dire, su famiglia vera e propria, nel senso che abbiamo un tasso di natalità bassissimo e di contro abbiamo invece un tasso di anzianità molto alto, per cui le nostre famiglie invecchiano e con come dire, l'età aumentano anche tutte le problematiche legate all'età. Stiamo chiedendo in questo momento ai comuni e quindi ai 24 ambiti che per la prima volta sono ambiti sociosanitari. Quindi stiamo chiedendo di scrivere un piano che consenta di dare una risposta agli anziani, ai bambini e consenta di dare una mano ai centri, alle famiglie, così come per esempio questo centro famiglia vuole fare. Il nuovo centro integrato per i servizi alla famiglia Domenico Ricci Conti è stato possibile grazie al contributo economico della Fondazione Tercas, 500.000 euro circa di finanziamenti che hanno consentito la ristrutturazione dei locali e l'avvio delle prime attività nel 2017. Il presidente della Fondazione Tercas, Enrica Salvatore, sottolinea l'importanza della partnership tra istituzioni finalizzata a dare sollievo alle tante famiglie del territorio teramano che hanno bisogno di aiuto. È un progetto pluriennale, questo del Ricci Conti, un progetto che risale al 2008, quindi negli anni la Ricci Conti ha dato prova di grande serietà, prima la Fondazione, poi la Fondazione è confluita nell'ASP, ha dato prova di grande serietà e la Fondazione ha creduto fortemente in questo progetto che nella totalità supera le 500.000 euro e che rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello non solo per la città di Atri ma per tutto il territorio provinciale, perché esprime il giusto connubio tra il territorio, le istituzioni che si vedono coinvolte e poi la collettività che ne avrà un sicuro beneficio in termini assolutamente di ripristino di tante situazioni. Noi sappiamo che la Ricci Conti si impegna nel campo del sociale, dal disagio fino alla cura dei disabili, quindi a tutto raggio, e la cosa non può che essere assolutamente molto favorevole per la Fondazione. Parlavamo con il presidente dell'ASP e dicevamo che questo centro è un po' un punto di riferimento per tutta la provincia. Sì, sicuramente è un punto di riferimento per tutta la provincia, oggi poi il clima così favorevole ce lo fa vedere anche dal punto di vista logistico, un punto di riferimento perché c'è questa attenzione particolare alla persona che ad Atri è veramente molto importante e che costituisce, può costituire sicuramente un progetto capofila da replicare negli altri territori della provincia. Ecco, la Fondazione Tercas è impegnata in questo progetto, ma mi pare di capire che questa inaugurazione è solo un tassello, insomma, cioè, di un progetto più ampio. Allora guardi, questo è un progetto, ripeto, che la Fondazione Tercas ha abbracciato già dal 2008, quindi i vari consigli che si sono susseguiti nel tempo l'hanno compreso, apprezzato e ampliato sempre di più, quindi io ringrazio i colleghi precedenti. Oggi doveva essere qui con noi anche il Presidente Onorario, il Professor Nuzzo, che però purtroppo per un impegno personale non è tra noi, ma lo è con il pensiero. È un progetto al quale la Fondazione ha creduto molto negli anni e che è giustamente un tassello, perché noi ci auguriamo che svolga la sua attività su tutto il territorio e consenta di essere replicato eventualmente. Ecco, vogliamo ricordare anche l'impegno economico che c'è dietro questo centro? Allora, diciamo prima, un impegno molto rilevante che supera le 500.000 euro. L'ultimo tassello è stato approvato nel mese di novembre, quando la Fondazione ha contribuito con ulteriori 70.000 euro.
trovando un giusto connubio anche qui con l'ASP ed un'associazione Il Sentiero che quindi si dedicherà alla cura del disagio giovanile. Quindi qui la famiglia, la Fondazione dei Ciconti, l'ASP, un'apertura verso il sociale e l'associazione Il Sentiero che si interessa particolarmente del disagio. Il nuovo centro integrato, oltre alla importante funzione sociale, ha anche il merito di contribuire a rivitalizzare il centro storico di Atri, come sottolinea il sindaco della città ducale, Gabriele Astolfi. È quasi una rinascita, visto poi insomma gli ultimi eventi. Credo che sia proprio una bellissima giornata, non posso che fare i complimenti all'Ente Ricci Conti, alla ASP, quindi a Roberto Prosperi che è il presidente, alla Fondazione Tercas con il contributo assolutamente essenziale perché questo splendido palazzo del centro storico oggi riprende vita e lo riprende in maniera socialmente molto importante. Credo in questo periodo di problemi di tutti i tipi, credo che un ascolto per le famiglie, che poi riguarda l'intero ambito sociale, quindi non riguarda solo chiaramente la città di Atri, in collaborazione con l'assessorato, con Gianmarco Marconi, l'assessore delle politiche sociali del Comune di Atri, sia un tassello importantissimo. Oggi credo sia veramente una bellissima giornata e non soltanto meteorologicamente parlando, ne avevamo bisogno dopo insomma settimane e mesi di disastri che abbiamo tutti vissuto. Credo che sia una giornata importante. Questo centro d'ascolto credo che ridia fiducia alle famiglie, a tutte quelle persone che hanno delle difficoltà. Trovare persone competenti in grado di ascoltare i loro problemi penso che sia un qualcosa che tutti i paesi e tutte le comunità civili dovrebbero avere, perché oggi più che mai è importante ascoltare. Lo accennavamo in precedenza, questo centro non è soltanto utile alle famiglie ma è utile anche alla città perché è in centro storico e ridà vita a una parte del centro storico. Sicuramente sì, è proprio a ridosso della piazza d'Acquaviva, Duchi d'Acquaviva, sede dell'amministrazione comunale, la sede del comune, è in pieno centro storico, in una delle zone più belle. Atri ha tutto il centro storico molto bello, questa è una zona particolarmente bella, ridà vita a dei centri storici che altrimenti causa maltempo, causa spopolamento demografico quasi indotto, perché insomma il lavoro purtroppo c'è sempre meno. Credo che questo sia un passo importante verso una riqualificazione e una rivitalizzazione del nostro bellissimo centro storico, che non deve essere visitato soltanto d'estate da tantissimi turisti, ma che deve essere vivo come lo è anche d'inverno. E in questo caso il connubio tra rivitalizzare il centro storico e dare una mano alle famiglie in difficoltà penso che sia un mix perfetto.